per inconciliabili differenze caratteriali, mentre Jim è ancora perdutamente innamorato. Risolto definitivamente il mistero dell'assenza di Sean Penn alla cerimonia degli Oscar. L'attore era al capezzale della sua fidanzata va e viene Robin Wright, ricoverata all'ospedale per un intervento chirurgico al fegato. La coppia si è riunita, ma quanto durerà? La parola d'ordine a Hollywood è alla larga da Tom e Nicole. Niente di personale, ma ovunque vanno, i due attori concentrano su di sé l'attenzione dei fotografi, che dimenticano tutti gli altri. Quanto a Nicole, ha deciso di stare lontana dai set per 6 mesi. Intende restare con i figli adottivi Isabella di 3 anni e Cona di 1. È tutto da Hollywood, dalla vostra Mary Lou Hollywood. Era questo l'ultimo servizio di questa edizione di Set. Prima di chiudere, una notizia che purtroppo riguarda un lutto per il cinema italiano. È morto dopo una lunga malattia Marco Melani, critico cinematografico, autore televisivo e sceneggiatore. Melani aveva collaborato nel corso della sua carriera soprattutto ai programmi di Rai 3, La Magnifica Ossessione, Blob e Fuori Orario. Per oggi è tutto, vi ricordo che domani sera alle 21 andrà in onda il film Il Mostro con Roberto Benigni. Buon proseguimento di serata. Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra. E cammina, hai capito? Vai dentro. E no, fingiole. Ti ribelli anche? Avanti, entro. Ma guarda. E non finisce così, eh? Sta certo. Che gente. Ma guarda un po' cosa si deve vedere, eh? Perché è così cattivo? Ah, io sono cattivo! Fermo, fermo! Il governatore! È troppo tardi? No, signore! Oh, grazie a Dio! Meno male, non volevo perdermela. State sulla sinistra mentre percorrete il corridoio. È nell'ultima cella.
Telepiumo, il cinema in doppio audio. Hello, this is Woody Allen speaking to you from Rome. In the spring, there's going to be a very, very important soccer match between Venezia and Inter Milano. And I'm a great, great sports fan myself, and I'm hoping that you will join me in watching it either in person or on television, because all the proceeds from it are going to help rebuild our wonderful Fenice Theater. So please, please join in and watch that game and attend if you possibly can. Venezia Inter, giovedì 25 aprile, con Telepiù 2, per ricostruire insieme la Fenice. Sei abbonato a Telepiù? Sei in regola con l'abbonamento? Allora questa promozione è riservata in esclusiva per te. Con Telepiù, chi trova un amico entro il 30 aprile riceve in regalo 2 mesi di abbonamento ad ogni amico presentato e 2 mesi in regalo per te che sei già abbonato. Consulta la guida ai programmi di aprile. Avere tanti amici conviene sempre con Telepiù. Maggio su Telepiù 1. 31 giorni di grande cinema. In esclusiva per te 400 minuti in diretta dal Festival di Cannes 96. L'inarrestabile filmografia del nuovo genio hollywoodiano John Woo. La prima volta in TV di Don Juan De Marco e altri 8 film con Marlon Brando. 22 ore dedicate al cinema di Orson Welles. 11.000 secondi ai migliori cortometraggi francesi. E con un anno di anticipo 6 mega hits in anteprima italiana assoluta. Non puoi fermarti, non perdere più un secondo. Passa meglio il tuo tempo con Telepiù. Abbonati nei migliori negozi di TV e hi-fi. Nella nuova Saab, solo un particolare non è all'altezza del nome Saab. Fortunatamente per voi, è il prezzo. Finish. È forza concentrata in pastiglie. Finish. Elimina lo sporco più difficile. Finish. Il pulito insuperabile, anche al limone. Junkers ha progettato una caldaia con un microprocessore che ti dà acqua calda all'istante a temperatura costante e poi riscalda tutta la tua casa. Caldaie Junkers, mai più docce fredde. La seguente visione è consigliata ai maggiori di 14 anni. Un film in anteprima televisiva.